Buon pomeriggio e benvenuti. Sono Sebastiano Valerio, il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia. Avremmo voluto incontrarvi di persona perché crediamo che l'università sia un luogo di scambio di esperienze personali, reali, ma oggi ci dobbiamo accontentare di questo. Vogliamo però presentarvi corsi di studio che per il prossimo anno accademico offre il Dipartimento di Studi Umanistici che mi onoro di dirigere. Abbiamo sempre concepito, devo dire, gli spazi del nostro dipartimento, spazi belli e accoglienti, per chi li conosce lo sa bene, come luogo aperto al confronto, all'incontro, posti come siamo nel cuore della nostra città, in Via Arpi. Abbiamo sempre creduto, peraltro, alla funzione aggregante della cultura. Oggi dobbiamo farlo con questo strumento, ma ci siamo. E lo assicuriamo ai nostri studenti, ci saremo sempre. Saremo vicini a loro, nel migliore dei modi, in tutte le forme che l'emergenza che stiamo vivendo ci consentirà. E poi questa emergenza finirà. E potrete scoprire cosa significhi davvero un'università vicina. Vicina non solo come luogo, come spazio, ma vicina anzitutto alle vostre esigenze. Un'università di prossimità, ma che guarda lontano, che ha sempre voluto guardare lontano, al punto che anche questa emergenza non ci ha colti impreparati. Perché il Dipartimento di Studi Umanistici, come del resto l'Università di Foggia, nel suo complesso, è stata subito in grado di attivare ottimi corsi a distanza sulla nostra piattaforma e-learning, che funzionava già da molto tempo e che abbiamo sempre usato. Per il prossimo anno accademico, come diranno i colleghi e gli studenti che mi seguiranno, il Dipartimento ha profondamente rinnovato i propri corsi triennali, quelli ai quali dovete iscrivervi, progettati già in partenza, dobbiamo dire, per poter sfruttare le opportunità offerte dall'e-learning, ma al contempo, grazie alle biblioteche, ai laboratori, alle tante attività di tirocinio sul campo previste, per farvi vivere l'esperienza universitaria intesa come comunità non solo virtuale. Sono nuovi i corsi di scienze dell'educazione e della formazione che sono stati rivisti lo scorso anno e aperti ulteriormente ai bisogni educativi del territorio. Nuovissimi, quelli di lettere che esistono da sempre, che affiancano percorsi robusti e consolidati nel campo della ricerca storico-letteraria, e a cui si accompagna però ora lo studio di nuove prospettive che le scienze letterarie si sono aperte nel campo del digitale. Sono stati istituiti i corsi di lingue e culture straniere, di patrimonio e turismo culturale che intendono offrire a voi tutti percorsi di studio che coniughino la valorizzazione del territorio con lo sviluppo culturale, due cose che a nostro avviso non devono mai essere scisse. Vi chiediamo dunque di investire sulla vostra università, sull'importanza degli studi umanistici come strumento di crescita individuale e collettiva. E vi aspettiamo per iniziare assieme questo nuovo percorso. Un percorso lungo, un percorso, e chiudo qui, che si completa con le magistrali, con l'alta formazione e anche col dottorato. Quindi la nostra università, la vostra università vi aspetta. Io a questo punto, cedo la parola alla delegata all'orientamento del Dipartimento, la professoressa Antonella Tedeschi. Prego, Antonella. Buon pomeriggio, ringrazio il direttore per la parola. Sono molto contenta di partecipare oggi a questo incontro ed esservi d'aiuto in questo importante momento di scelta del percorso di studi più idoneo a voi, per orientarvi verso una struttura universitaria che si dimostra vivace, dinamica e che anche nella situazione emergenziale che tutti noi stiamo vivendo dimostra di riuscire a stare vicina ai suoi studenti, fornendo
tutti gli strumenti per proseguire al meglio il proprio percorso di studio. Nello specifico cercherò di illustrarvi brevemente alcuni dei numerosi servizi messi a disposizione dal nostro Dipartimento a supporto e a completamento dell'iter formativo degli studenti, che nella nostra Università sono gli attori principali dell'attività di apprendimento. Il Dipartimento infatti ha un'offerta formativa variegata che associa alle lezioni frontali un'ampia presenza di attività laboratoriali, attività che rappresentano un tassello importante per la formazione e la professionalizzazione degli studenti. Ovviamente ogni corso presenta una sua particolare caratterizzazione nelle attività laboratoriali. Nei laboratori di area archeologica si promuovono attività di catalogazione e studio dei reperti, di documentazione digitale, di gestione informatizzata dei dati di scavo, di analisi della documentazione cartografica del territorio, consentendo agli studenti di completare la formazione avviata partecipando attivamente anche alle attività sul campo con ricognizioni territoriali e scavi archeologici. Nei laboratori di area pedagogica, invece, le attività sono incentrate sull'orientamento, il bilancio delle competenze, sulla progettazione educativa, sull'analisi delle metodologie didattiche, anche attraverso i nuovi media digitali, in stretta collaborazione con il mondo della scuola e più in generale con il territorio. Mentre nelle attività di laboratorio dell'area delle scienze umane trovano spazio le attività di ricerca del comparto antropologico, da quelle sulle migrazioni a quelle sui conflitti e sull'antropologia giuridica, dallo studio delle diverse forme di relazioni sociali a quelle sulle relazioni interetniche. Le attività laboratoriali invece di area filologica si occupano della ricezione della fortuna dei modelli classici nelle letterature di epoche successive, nonché in ambito musicale, cinematografico e nelle arti figurative, facendo sì che questi laboratori il legame tra ricerca e didattica diventi strettissimo. Al loro interno è anche possibile per gli studenti svolgere il tirocinio formativo, il tirocinio che è parte integrante del percorso di studio di tutti i corsi triennali e magistrali e viene svolto anche presso enti esterni convenzionati e diventa in questo modo un momento fondante perché permette di verificare e mettere in pratica in un ambiente di lavoro le conoscenze assunte durante il proprio iter di studio. Una ricca biblioteca umanistica completa poi i servizi per gli studenti, una biblioteca composta da un patrimonio librario di oltre 40.000 volumi in costante e progressivo incremento. Normalmente sono attivi servizi di prestito interbibliotecario, di document delivery, sia la fornitura in copia di articoli o capitoli di libri presenti in altre biblioteche. Ci sono inoltre banche dati, archivi digitali, repertori e risorse online che non solo arricchiscono la biblioteca umanistica, ma hanno reso possibile ai nostri studenti la prosecuzione dei loro lavori di tesi anche in questo difficile momento, nonostante la chiusura temporanea della struttura. Il personale della biblioteca, che sempre offre informazioni e orientamento bibliografico per ricerche complesse o di supporto alla redazione della tesi, anche in questo periodo, seppure a distanza, è sempre disponibile per gli studenti nelle loro ricerche bibliografiche. Per coloro che si apprestano a terminare il loro ciclo di studi, va menzionato inoltre il circolo dei tesisti, che mette a disposizione un servizio estremamente utile che permette di accompagnare al meglio le attività di realizzazione di tesi, sostenendo metodologicamente, ma anche un po' emotivamente, gli studenti nel percorso di lavoro di tesi di laurea. Va detto inoltre che anche il nostro Dipartimento si è posto in un'ottica internazionale, vedendo in questo una grande opportunità di crescita per tutti i nostri studenti. In tal senso va considerata l'attiva partecipazione al programma Erasmus Plus per la mobilità di studenti e docenti, con soggiorni di studio e di insegnamento all'estero presso università straniere.
Ovviamente vi sarebbe molto di più da dire e da descrivere, ma per questioni di brevità concludo qui, rimanendo però a vostra disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento in prossimi incontri o anche via mail. Invito quindi il direttore a riprendere la parola e vi ringrazio. Sono io che ti ringrazio, Antonella. Credo che abbia messo bene in evidenza alcuni dei servizi che forniamo. Come avete visto, si tratta di servizi centrati sugli studenti. Ebbene, questo è un po' ciò che ci guida. Cedo ora la parola alla referente del corso di laurea triennale in lettere, la professoressa Patrizia Resta. Patrizia, eccoti qui. Buongiorno a tutti, io non vi vedo ma immagino che voi mi vediate. Sono Patrizia Resta e sono il referente di laurea. Patrizia, c'è qualche piccolo problema formativa posso un'offerta formativa rinnovata che pure si pone in continuità con gli ottimi risultati che sono stati conseguiti dal triennio di lettere e beni culturali fino a che questo è stato attivo. Un triennio che ha registrato negli anni una costante crescita e si è allineato con i risultati della media nazionale. L'obiettivo che quindi ha ispirato la progettazione di questo nuovo corso di studi è stato quello di cambiare ottimizzando l'esperienza che avevamo già maturato. Il neonato corso di studi in lettere ha tre curricula, lettere classiche, lettere moderne e appunto, come diceva prima il nostro direttore, cultura digitale. Nello specifico si è cercato di migliorare la performance del curriculum in lettere moderne che, come potrete constatare leggendo nel dettaglio l'offerta formativa che potete trovare nel box orientamento del centro e-learning di Ateneo, si caratterizza sia per la maggiore attenzione dedicata all'area linguistica, in particolare della didattica della lingua italiana, sia per l'incremento dell'area letteraria, con particolare riferimento ovviamente non solo alla letteratura italiana che conserva il suo spazio maggioritario all'interno del curriculum, ma anche alle letture europee. Si è scelto per le medesime ragioni di lasciare invariato lo spazio dedicato al curriculum di lettere classiche, incentrato anche in questo caso tanto sull'incentivazione delle competenze linguistiche quanto sulla padronanza della letteratura greca e latina. Proprio considerando centrali ancora nella contemporaneità gli statuti culturali che traggono origine dalle letterature classiche e moderne, si è inteso altresì dare una svolta al corso di studi aprendolo ai processi culturali in atto. È sotto gli occhi di tutti che la creatività contemporanea ha prodotto una cultura che incorpora e ridisegna la classicità antica e moderna in un contesto postmoderno che ha fatto del digitale il suo strumento essenziale. Naturalmente, se ce ne fosse stato bisogno, la risposta all'emergenza che stiamo attraversando in questi ultimi mesi ne è una dolorosa conferma. Tuttavia, quello che ha ispirato l'apertura del terzo curriculum, che in sé si presenta competitivo ed originale non solo nel confronto con quelli di altre università meridionali, non è l'idea che si debba o i laureati in lettere debbano imparare le diverse modalità di scrittura a cui il digitale ha spalancato le porte. Per intenderci, scrivere un post su Facebook o lasciare una traccia in tweet comporta una capacità di scrittura diversa. Né il corso ha come obiettivo quello di permettere a un laureato triennale di scrivere un programma culturale sul web. L'intenzione piuttosto è quella di formare un laureato triennale in grado di spendere le competenze acquisite
favorendo, controllando, verificando la divulgazione culturale nel campo delle produzioni digitali. D'altra parte, la svolta che ha portato effettivamente, che ha convinto tutti e che ha fatto nascere questo terzo curriculum, è stata la constatazione che, sottoposta questa intuizione al mondo del lavoro e alle imprese della provincia d'Auna, abbiamo scoperto che l'esigenza di formare figure intermedie di esperti che curino i contenuti della trasmissione culturale sul digitale era fortemente già sentita nel territorio provinciale, nel quale sono presenti agenzie di rilievo nazionale e persino internazionale che con la loro adesione al progetto universitario hanno manifestato gli spazi di occupabilità in un segmento del mondo del lavoro che fino adesso era rimasto piuttosto trascurato. L'avere dedicato qualche istante di più a illustrare il nuovo curriculum non deve però far dimenticare che l'obiettivo del corso di laurea nel suo complesso è quello di formare esperti nel settore delle discipline umanistiche. Infatti, i tre curricula hanno in comune insegnamenti di base e caratterizzanti permetteranno ai nostri laureati, a prescindere da qualsiasi curriculum essi abbiano scelto, di inserirsi nel mondo del lavoro in diversi settori. Se, come io mi auguro, vorrete sfogliare la guida che abbiamo preparato per voi e considerare gli sbocchi occupazionali indicati, potrete verificare l'attenzione che è stata posta alle esigenze di quanti hanno in animo di fermarsi alla fine del triennio per inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, ma anche le esigenze di chi pensa di proseguire i propri studi iscrivendosi successivamente a una laurea specialistica. Pensando a questi, abbiamo inserito fra gli sbocchi occupazionali un'ultima opzione che forse può essere interpretata piuttosto come un suggerimento. Se deciderete di iscriversi al corso di studi in lettere della nostra università, potrete proseguire con un biennio che vi spalanchi le porte dell'insegnamento. A tal fine, già da adesso, già nel triennio, sono stati inseriti alcuni crediti utili e direi essenziali per intraprendere il percorso per gli insegnanti, oppure vi consenta di specializzarvi nella valorizzazione del patrimonio culturale. Anche in questo caso il Distum è pronto, l'offerta formativa include entrambe le tipologie di laurea specialistica a cui voi potrete approdare dopo ovviamente esservi laureati nel nostro triennio di lettere. Grazie direttore, la parola è a te. Ringrazio molto la professoressa Resta perché veramente ci ha raccontato per bene che cos'è un corso che intende combinare tradizione e innovazione, che poi rappresenta davvero un po' lo spirito del nostro Dipartimento. Grazie ancora. Ora tocca alla presentazione del corso di Lingue e Culture Straniere che sarà fatto dalla collega Rossella Palmieri. Prego Rossella. Buonasera a tutti e grazie direttore per la parola. Io sono veramente contenta di presentare il corso di nuova titolazione di Lingue e Culture Straniere. Mi preme anche ringraziare qui in diretta la professoressa Lucia Perrone Capano, che è la referente del nostro corso. È stato molto entusiasmante lavorare insieme e creare questa offerta formativa che qui naturalmente mi associo a quanto già detto dalla professoressa Patrizia Resta. Voi potete vedere l'offerta formativa nel dettaglio e quindi io dirò sostanzialmente, anche se mi soffermo su qualche materia in particolare, ovviamente per le lingue perché è la sfida del futuro, vedremo insieme anche in questi pochi minuti di presentazione soprattutto gli sbocchi occupazionali e perché soprattutto l'università già ha inteso ampliare l'offerta formativa. Innanzitutto partiamo dalla dicitura. Lingue e culture straniere si snoda in realtà su due diramazioni. Le lingue e letterature straniere, il cosiddetto indirizzo per così dire tradizionale, e lingue per l'impresa e il turismo.
Abbiamo inteso proprio per questo motivo, no? Tenere presente un doppio punto di vista. La dimensione internazionale competitiva, ovviamente conoscere le lingue, si sa, è proprio la sfida del futuro, ma anche una reale incidenza sul territorio, proprio per intercettare la domanda di formazione linguistica e culturale della capitanata, che sentiamo assolutamente forte, anche per la presenza molto radicata qui sul territorio di licei linguistici che hanno una tradizione assolutamente ben solida nel tempo, ma insomma chiaramente questa è l'offerta formativa, vale per tutti gli istituti superiori. E abbiamo inteso appunto offrire un corso di studio coerente, appunto dicevo, con le istanze del territorio, ma anche tenendo presente il ricco patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico di tradizioni, e per creare dei profili altamente professionalizzanti. Naturalmente se uno studente opta per il primo curriculum, quello di lingue e letterature straniere, avrà elevate competenze letterarie, linguistiche, glottolinguistiche, io adesso mi soffermo anche sulle lingue che sono state già attivate, mentre se opterà lo studente per lingue per l'impresa e per il turismo, avrà un'offerta formativa curvata sulla sociologia del territorio, sul marketing territoriale, naturalmente anche materie come il diritto dell'Unione Europea, l'economia aziendale vanno ad arricchire l'offerta formativa proprio per tener conto dell'incidenza territoriale. Ecco, l'approccio è sicuramente multidisciplinare, tanto nel primo quanto nel secondo curriculum, proprio perché abbiamo inteso fare innanzitutto una modalità mista di apprendimento, del resto gioco forza, quello che è accaduto, la nostra emergenza ci ha costretti, e per i corsi di nuova attivazione si procederà in tal senso, non dimenticando mai l'impatto tradizionale, l'impatto empatico dell'avere a che fare con i laboratori, come ha detto anche la nostra delegata, la professoressa Tedeschi, con la presenza e con la possibilità di interagire anche in senso multidisciplinare. Qui abbiamo già immaginato dei seminari disciplinari e interdisciplinari. Ecco, e naturalmente proprio per facilitare l'impatto nel mondo del lavoro, quindi degli sbocchi occupazionali che siano quanto più possibile chiariti, sia come dire in itinere ma anche poi successivamente quando lo studente si sarà laureato, abbiamo inteso fare numerose convenzioni con enti pubblici, enti privati, naturalmente sono previsti stage e tirocini e periodi di studio all'estero, ci sentiamo di rassicurare gli studenti che stanno vivendo sicuramente questa fase delicata, non durerà per sempre, quindi le frontiere si apriranno, e soprattutto appunto creare delle figure altamente professionalizzanti grazie all'ausilio anche del CLA, del Centro Linguistico di Ateneo, e quindi gli studenti possono anche migliorare la propria espressione, la propria esposizione in lingua grazie alle nostre madrelingue. Ecco, vi posso già dire che le lingue che troverete al primo anno, ma anche su questo l'offerta formativa vi rimando a quello che trovate nel box dell'orientamento, sono l'inglese, il tedesco e il francese, e ovviamente poi stiamo pensando anche ci sono altre lingue, spagnolo e cinese, e intendiamo creare soprattutto dei profili altamente professionalizzanti che possano non soltanto agire per quel che concerne il ricco ramo delle traduzioni, ma anche presso le case editrici, le consolate, gli ambasciate, i musei, le agenzie di viaggio, le aziende dell'import-export, le strutture anche deputate alla promozione del commercio, anche enti e associazioni impegnate in iniziative di sviluppo socio-economico e culturale. Ecco, tutto questo noi abbiamo sentito di proporlo proprio perché il nostro territorio, la Puglia, la Capitanata in particolare, ha conosciuto una straordinaria espansione del proprio patrimonio, sia da un punto di vista paesaggistico, sia da un punto di vista, anche qui dicevamo con la professoressa Resta, delle tradizioni culturali. Ecco, noi lo curviamo ancora di più sull'internalizzazione, sulla conoscenza dei mercati europei e sulla capacità che può avere lo studente di apprendere anche con un sapere multidisciplinare che riteniamo in questo momento vincente. Di qui la doppia formula di garantire un indirizzo appunto per così dire tradizionale accanto a un indirizzo che possa essere sentito particolarmente d'impatto proprio perché le imprese e il turismo rappresentano il volano per qualsiasi territorio, e quindi riteniamo che formare degli studenti che possano essere
In questo senso mi piace pensare proprio a dei vasi comunicanti, che l'università possa essere il vaso comunicante con le imprese del territorio. E anche nella discussione con le parti sociali, quando diciamo parti sociali intendiamo il territorio, che noi abbiamo avuto una risposta molto forte, cioè queste figure sono realmente richieste, e quindi ben venga questo corso che possa appunto creare un sistema, un reticolo di conoscenze molto diversificate, allo stesso tempo molto ampie, molto approfondite, molto scientifiche, accanto alla conoscenza appunto quanto più possibile estesa delle lingue che studierete con noi. Credo di aver detto tutto nei pochi minuti a disposizione, sperando di non essere andata oltre, e quindi vi ringrazio per la vostra pazienza nell'ascoltarmi e ricedo la parola al direttore. Grazie. Grazie Rossella, è importante proprio questo carattere che hai messo in evidenza, cioè un corso naturalmente rivolto all'internazionalizzazione che però si pone come obiettivo quello di far fruttare al massimo le potenzialità di un territorio dalla ricchezza straordinaria, e una ricchezza straordinaria che si articola anche appunto in quello che è il nostro patrimonio culturale inteso nel senso più ampio, e quindi per questo quest'anno istituiamo questo corso di patrimonio e turismo culturale che ci presenta adesso la collega Roberta Giuliani. Prego Roberta. Buonasera, grazie direttore per la parola. Il nuovo corso in patrimonio e turismo culturale intende offrire agli studenti l'opportunità di intraprendere un itinerario di studi nel settore dei beni culturali profondamente rinnovato e ampliato rispetto all'attuale, in cui, lo ricordiamo, ai beni culturali è dedicato un curriculum del corso di lettere e beni culturali. E vuole farlo attraverso una proposta che, confermando la necessità e l'utilità di una solida preparazione umanistica, garantita dallo studio delle discipline di base, la letteratura italiana, le storie, sia più direttamente mirata a promuovere conoscenze e competenze in materia di beni e patrimoni culturali, materiali e immateriali, della loro tutela, valorizzazione, fruizione e comunicazione. Nell'offerta che abbiamo elaborato si è inteso rafforzare la formazione nelle discipline archeologiche, demo-etnoantropologiche e storico-artistiche, con un'apertura specifica verso le loro versioni e applicazioni digitali, molto richieste ormai a chi opera nel settore. Tra gli insegnamenti previsti c'è infatti quello di metodologie e tecniche digitali per il patrimonio culturale, sistemi di catalogazione dei beni culturali, tecnologie per la didattica del patrimonio culturale. Al tempo stesso, il progetto formativo che stiamo presentando vuole consentire agli studenti anche di acquisire una formazione più aderente ai nuovi indirizzi del mondo del lavoro, anche attraverso insegnamenti più professionalizzanti. Più specificatamente per l'area archeologica, ad esempio, è stato introdotto l'insegnamento di archeologia preventiva, settore nel quale, grazie alle più recenti misure legislative e alla peculiarità del territorio Dauno, come noto una delle zone di maggiore stanziamento di impianti di energia alternative, e quindi dicevo settore nel quale si registra una sensibile domanda del mercato del lavoro. Allo stesso modo potrei segnalare l'attenzione per gli insegnamenti che mirano alla valorizzazione della cultura gastronomica, con evidenti ricadute anche sul versante turistico, come antropologia dei patrimoni enogastronomici, storia dell'alimentazione antica. Un altro elemento di novità del corso è costituito dalla presenza di discipline proprie di altri campi del sapere ugualmente interessati al patrimonio e al turismo culturale, come la sociologia, le scienze del territorio e dell'ambiente, le scienze economiche, che si occupano in maniera più specifica di valorizzazione del patrimonio attraverso la progettazione dell'offerta turistica, la gestione e l'allestimento dei servizi negli stessi beni culturali, e che dunque possono offrire agli studenti gli strumenti utili per poter dialogare con altre competenze attive nel settore, anche nell'ottica di sviluppare attitudine alle collaborazioni tra professionisti, come viene richiesto ormai da un mercato del lavoro sempre più complesso. Il corso è organizzato in due curricula, concepiti in maniera fortemente integrata, denominati rispettivamente patrimonio culturale e turismo culturale. Il primo, il patrimonio culturale, forma la figura professionale dell'operatore culturale,
Esso indirizza lo studente ad un percorso di studio mirato ad acquisire solide conoscenze sul patrimonio culturale e a sviluppare competenze specifiche sui temi della sua conservazione, della fruizione pubblica, della comunicazione, con particolare riguardo al settore dei beni archeologici e a quello dei beni demo-etno-antropologici. Il decreto 244, emanato dal MIBACT circa un anno fa, ha introdotto delle importanti novità, riorganizzando le professioni dei beni culturali e prevedendone l'articolazione in tre fasce in base ai livelli di competenza. Il dato che più interessa in questa sede è che il decreto abbia reso accessibile la terza fascia di queste professioni ai laureati triennali, purché vengano acquisiti nel percorso di studio universitario un determinato numero di crediti nei settori scientifici di riferimento per le diverse figure. L'Università di Foggia, mi preme sottolinearlo, è tra le prime ad essersi attrezzata per rispondere alle novità introdotte dalla recente normativa, in modo da offrire ai suoi studenti la possibilità di conseguire il riconoscimento della qualifica di archeologo e demo-etno-antropologo di terza fascia, una professione esercitabile come lavoro dipendente sia nel pubblico, nelle soprintendenze, nei musei, sia nel privato, all'interno di società operanti nel settore. A queste figure si aggiunge quella di tecnico della conservazione museale. Ovviamente il corso triennale può essere considerato anche il primo livello di un itinerario che trova prosecuzione nei corsi di laurea magistrale dell'ambito dei beni culturali. Riguardo all'Università di Foggia, per l'archeologia è in fase di elaborazione un progetto di laurea di secondo livello interateneo, mentre questa è già disponibile per l'area demoetnoantropologica, anch'essa nella forma interateneo con l'Università della Basilicata, se ne parlerà tra poco. Il curriculum in turismo culturale forma invece la figura professionale dell'operatore turistico, una figura che il nostro progetto vuole solidamente preparata sul piano scientifico. Il nostro obiettivo è quello di formare operatori per i quali la conoscenza del patrimonio culturale sia elemento fondamentale per una risposta alla domanda di un turismo sempre più qualificato, preparato, colto, consapevole del valore dei beni culturali. Un incoraggiamento a progettare un'offerta formativa nel campo del turismo culturale ci è giunto dagli studi di settore, dalle analisi di livello regionale, nazionale, dagli incontri con il territorio, con le parti sociali. Gli studi di settore confermano un trend di crescita annuale costante negli ultimi 10 anni, pari a circa il 2,6%. Ora capisco che parlare di questi dati nel momento che stiamo vivendo può apparire un po' surreale, ma me lo concedo comunque, nella convinzione che siamo in una condizione di emergenza ed in quanto tale transitoria. Una condizione pertanto che non ci deve impedire di continuare a progettare, come stiamo facendo, il futuro delle nuove generazioni, il domani di questo territorio che, lo voglio ricordare, ha nei beni culturali una delle sue principali risorse. Anche per questo motivo il settore del turismo culturale può essere proprio uno di quelli da cui ripartire, considerando l'estrema positività dei dati registrati dalla Regione Puglia, che stimava la crescita del PIL turistico del 2018 del 5,5% in più rispetto all'anno precedente, quindi con una prestazione migliore, nettamente migliore anche rispetto al quadro nazionale. A livello sia regionale sia nazionale si prevedeva una significativa espansione delle professioni legate al turismo, alla cultura, al made in Italy, all'uso del tempo libero, e così sarà superata questa emergenza, che anzi potrà rilanciare pure altre forme di turismo, ad esempio quello che oggi si definisce turismo di prossimità. Per questo settore gli sbocchi occupazionali contemplati sono quelli delle guide turistiche, degli agenti di viaggio, dei consulenti e orientatori scientifici, dei progettisti di pacchetti turistici, dei tecnici dell'offerta enogastronomica, ma insomma queste cose, questi aspetti li guarderete nelle guide. E, sono figure che rientrano nel campo dei lavori autonomi, che forniscono conoscenze e supporti, servizi ad agenzie di viaggio, tour operator, cooperative di servizi turistici, enti di promozione turistica, musei, fondazioni, comuni, enti locali, enti parco. Ovviamente anche per chi dovesse intraprendere questo percorso sarebbe possibile accedere a corsi di laurea di secondo livello nel campo dei beni culturali. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo nuovamente la parola al direttore. Grazie Roberta. La ricchezza del territorio, come hai messo bene in evidenza,
straordinaria, e quindi straordinario deve essere l'impegno dell'università, del territorio, nel promuovere quell'attenzione che crediamo davvero questo corso possa tenere alta verso questo patrimonio talvolta ancora inesplorato. E un'altra cosa mi preme mettere in evidenza per questo corso, ma vale per tutti i corsi. Come vedete, abbiamo ben presenti gli obiettivi, che gli obiettivi formativi devono essere contemperati alla realizzazione di percorsi che portino al mondo del lavoro. L'abbiamo fatto seguendo anche le ultime novità legislative. E quindi è importante questo aspetto. I nostri corsi sono perfettamente tutti dentro le ultime normative che raccordano mondo dell'università e mondo del lavoro. Grazie Roberta, e cedo ora la parola alla referente del corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Anna Grazia Lopez. Prego Anna Grazia. Si tratta peraltro, nel frattempo che Anna Grazia si collega, del corso più numeroso, più frequentato del nostro intero Ateneo. E questo è importante. Prego Anna Grazia, eccoti qua. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Anna Grazia Lopez, docente di pedagogia dell'infanzia e referente anche del corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Il corso di laurea che ho l'onore di guidare è il più longevo del nostro dipartimento. È nato nel 2001, e nell'anno accademico 2001-2002, ed è anche il corso di laurea che nel corso degli anni ha subito una manutenzione, diciamo così. Si è evoluto nel corso del tempo, si è costantemente evoluto, e questo perché abbiamo cercato in tutti i modi di renderlo sempre più rispondente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio. Abbiamo cercato nel corso degli anni di interagire costantemente con gli organismi socioeducativi che operano sul territorio per comprendere appunto i loro bisogni professionali, ma abbiamo anche cercato di guardare alla società, cioè anche all'evoluzione socio-economica del territorio e all'evoluzione socio-economica anche del nostro paese. E ci siamo fatti guidare dalla normativa ministeriale, dalle indicazioni europee, e possiamo dire oggi che abbiamo più di 500 immatricolati quest'anno, e che quindi forse questo lavoro continuo, costante sul corso di laurea e questa attenzione che abbiamo avuto costantemente per cercare di adattare il nostro corso ai bisogni del territorio è riuscito, almeno ci sembra, abbiamo questa sensazione, ma non ci fermiamo. Diciamo che la figura professionale oggi, quella che noi abbiamo immaginato come gruppo di lavoro, è la figura di un educatore che è attento, all'altezza anche del suo compito, e non solo però sul nostro territorio, ma anche altrove. La figura professionale che formiamo è l'educatore professionale socio-pedagogico. L'educatore professionale socio-pedagogico opera nel settore dell'educazione formale e non formale, utilizza strumenti conoscitivi e metodologici, e questo lo fa per la progettazione, ma anche per la programmazione delle attività, per l'implementazione di percorsi educativi indirizzati alla persona e ai gruppi in tutti i contesti che si occupano di formazione dell'uomo e della donna a partire dai primi anni di vita sino alla vecchiaia. Quali sono nello specifico i due profili professionali? Quello dell'educatore sociale e quello dell'educatore per l'infanzia. Quello sociale è
l'educatore che opera in particolare in quelle strutture del territorio che si occupano di inclusione, di prevenzione, di riduzione del disagio in relazione alle differenti fasce d'età che lavorano nelle istituzioni pubbliche e private che si occupano di problemi legati alle pari opportunità, ma anche alla mediazione interculturale. Opera l'educatore sociale nelle strutture ricreative e culturali presso le quali si svolgono attività formative e ancora svolge attività di orientamento e di formazione dei formatori. Come previsto da una legge, dalla legge 65 del 2017, sul sistema integrato dei servizi educativi, il laureato in scienze dell'educazione e della formazione è l'unico a poter lavorare all'interno dei servizi educativi per la fascia 0-6. Abbiamo provveduto, appunto, modificando il nostro piano di studi e adeguandolo alla normativa, abbiamo fatto in modo che il nostro educatore potesse lavorare anche nei servizi 0-6, ma in particolare anche nei servizi 0-3. Quindi nei nidi, nei centri ricreativi, nelle comunità infantili e nei servizi di supporto alla genitorialità e ancora negli spazi gioco. La caratterizzazione che noi abbiamo dato, quindi, dipende dalla le differenze. Il corso si articola in 3 anni e, oltre alle discipline che noi abbiamo, discipline di carattere pedagogico, metodologico, didattico, letterario, abbiamo chiaramente il nostro corso si articola in lezioni frontali, seminari, ma quello su cui vorrei soffermarmi è la didattica. Quel lavoro di manutenzione di cui vi dicevo del corso di laurea rispetto alla evoluzione socio-economica del territorio e alla normativa è una manutenzione che è stata fatta anche dal punto di vista della didattica. Posso dire che rispetto a, oltre alle lezioni frontali, vi sono laboratori di ricerca e di didattica che arricchiscono l'offerta formativa e danno agli studenti l'opportunità di integrare lo studio individuale con esperienze di ricerca e di didattica, esperienze che li coinvolgono e consentono loro di sperimentarsi chiaramente nella ricerca, nella sperimentazione, nella progettazione di percorsi educativi e di farlo guidati dagli stessi docenti del corso di laurea e in collaborazione con gli enti, anche con le strutture pubbliche e private che si trovano sul territorio. Arricchisce chiaramente il nostro corso il tirocinio. Il tirocinio è un'attività formativa importante, corrisponde a 250 ore del percorso formativo degli studenti e il tirocinio, come diceva la collega Tedeschi, è un'attività formativa importante perché mette in collegamento l'università con il territorio, quindi permette all'università di monitorare costantemente le esigenze professionali e fabbisogni professionali del territorio, ma anche permette poi allo studente di sperimentarsi chiaramente, di acquisire il modello formativo e organizzativo dell'ente presso il quale svolge la sua attività di tirocinio e poi ancora, e questo non è meno importante, rappresenta un modo per creare relazioni con appunto il mondo del lavoro, non solo le relazioni che crea l'università, ma anche lo stesso studente. Vi ringrazio e passo la parola al direttore. Ringrazio Anna Grazia Lopez. Vedete, mi rivolgo ai ragazzi che ci ascoltano. Questa università, questo dipartimento ha più o meno la vostra età, mese più, mese meno. E, quando è nata nel 2001, la facoltà umanistica era già indirizzata verso le aree appunto delle scienze dell'educazione, delle lettere,
lettere e dei beni culturali. E nel corso di questi anni però abbiamo voluto seguire, come giustamente detto Anna Grazia, abbiamo voluto seguire il mondo del lavoro, abbiamo voluto seguire le novità scientifiche, abbiamo voluto adeguare l'offerta formativa in modo che questa offerta fosse sempre al passo con i tempi. E allora, già che siamo un'università giovane, diamo la voce ai giovani della nostra università. E quindi adesso sentiremo degli studenti che svolgono la funzione di tutor, e partiamo dal tutor Valerio Palmieri. Prego. Grazie direttore per la parola. Ciao a tutti ragazzi, sono appunto Valerio Palmieri, tutor informativo del Dipartimento di Studi Umanistici. Sicuramente avrete letto sui social lo slogan della campagna di orientamento dell'UNIFG: resto a casa ma penso al futuro. Proprio quest'ultima parola assume un significato particolare, non solo per il tempo che tutti noi stiamo vivendo, ma soprattutto per voi, perché dopo la maturità sarete comunque chiamati a scegliere il vostro futuro. Sicuramente vi starete ponendo tanti interrogativi e dubbi, incertezze, ma non abbiate timore. L'Università di Foggia, e in particolare noi tutti del Dipartimento di Studi Umanistici, siamo pronti a darvi le risposte che cercate. Siate protagonisti sempre della vostra vita e non perdete un'occasione fondamentale, importantissima, quella di costruire il vostro futuro con consapevolezza. L'UNIFG ti aspetta. Grazie. Grazie Valerio. Allora, altra tutor a cui cedo la parola è Francesca Franceschelli. Francesca, prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie direttore per avermi concesso la parola. Colgo l'occasione per dire quanto io sia fiera e orgogliosa di essere parte attiva di questa comunità che è l'Università degli Studi di Foggia. In questi giorni, o comunque spesso avrete sentito dire che l'Università di Foggia vi apre le porte, quest'anno le apre in maniera particolare, vi apriamo le porte in maniera virtuale, ed è per questo che vi invito a visitare le nostre virtual room l'11, il 12 e il 13 maggio sulla piattaforma e-learning a partire dalle 16 di pomeriggio, e saremo presenti anche poi nei giorni successivi. Noi ci siamo qui con voi e per voi per accompagnarvi in quella che sarà la vostra scelta per quello che sarà poi il vostro progetto di vita. Restituisco la parola al direttore e ringrazio tutti. Grazie Francesca, appuntatevi queste date, sono importanti perché così potrete avere un rapporto diretto con i nostri tutor che potranno rispondere a tutte le domande più specifiche che sicuramente vorrete farci, ma tutti noi siamo ovviamente disponibili. Adesso cedo la parola alla rappresentante degli studenti, la dottoressa Francesca Bellucci, neolaureata ma ancora nostra studentessa. Prego Francesca. Buonasera a tutti, ringrazio il direttore. Come da lui presentata, sono Francesca Bellucci, una studentessa del Dipartimento di Studi Umanistici e una rappresentante degli studenti per l'Associazione Studentesca Aria Nuova. Il ruolo del rappresentante è quello di fungere da ponte tra gli studenti e la comunità universitaria di cui facciamo parte, così da rendere la comunicazione più agevole e diretta. Noi rappresentanti siamo un supporto per gli studenti, accogliamo le istanze, le problematiche e cerchiamo di esservi d'aiuto sin dal primissimo momento. Numerose infatti sono le iniziative che proponiamo sotto questo fronte, come numerosi sono i progetti e i convegni di più e varia natura organizzati con la collaborazione dell'università e anche di altre realtà del nostro territorio. La comunicazione per noi è fondamentale, e per questa ragione curiamo costantemente i nostri canali social, quindi le pagine Instagram e Facebook, che vi invito a seguire in merito a informazioni e aggiornamenti dell'Ateneo e più nello specifico dei vari dipartimenti. Detto ciò, ringrazio nuovamente il direttore a cui cedo la parola, vi faccio l'in bocca al lupo per il futuro, sebbene in questo momento possa sembrare quanto mai incerto. Spero scegliate l'UNIFG e che investiate nel vostro territorio e di vedervi presto, quando sarà possibile, nei nostri corridoi e nelle nostre aulette. Grazie.
Bene, grazie Francesca. Noi abbiamo, credo, dato un quadro completo, sintetico, ma completo, della nostra offerta. Ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ulteriori occasioni di incontro. Ecco, vi invitiamo a partecipare a queste ulteriori occasioni di incontro, a questi ulteriori incontri. Vi invitiamo a contattarci, vi invitiamo a contattare gli studenti, vi invitiamo a contattare ciascuno di noi, ciascuno dei docenti del nostro dipartimento, che sarà ovviamente a vostra disposizione per ogni tipo di chiarimento. Ma soprattutto vi aspettiamo da noi, vi aspettiamo magari quando potremo davvero in presenza parlarci. Ci crediamo davvero che questo sarà possibile a breve, ce lo auguriamo sicuramente, ma veramente ci crediamo. E soprattutto però tengo a ribadire quello che ho detto all'inizio. Anche se a distanza, questa è una università, questo è un dipartimento che è stata sempre, è stato sempre e sarà vicino agli studenti. Quindi vi auguriamo di essere tra i nostri studenti, ci auguriamo che vogliate darci fiducia e vi aspettiamo. Grazie.